Oggi stiamo andando a campionare l'acqua che comunque di risulta, quindi probabilmente anche contaminata dal percolato di discarica qui a Mariano Comense. Abbiamo Francesco Tramarina, che è il nostro attivista storico di Mariano e la sua battaglia, insieme anche a tutto il gruppo di Mariano Comense, e oggi ci porterà a campionare, a vedere quelli che sono comunque i punti critici. Praticamente qua ci troviamo in una zona, come potete vedere, molto interessante dal punto di vista naturalistico. È un bellissimo bosco all'interno del quale insiste una discarica che è stata ufficializzata negli anni Ottanta. A mio parere il punto più sbagliato per mettere una discarica era proprio questo, perché praticamente insiste in un punto molto elevato. E praticamente il punto più elevato del comune di Mariano Comense, e da qui tutte le acque meteoriche superficiali naturalmente scorrono verso il basso fino ad arrivare alla Roggia Borromea e quindi a riversarsi nel sistema fluviale della Valle del Seveso. Il problema di questa discarica qual è? Che questa valle dove praticamente vengono raccolte molte acque meteoriche passa proprio sotto la discarica e è anche ostruita da questa discarica. Si può apprezzare la presenza di una condotta che molto probabilmente, è stata fatta per evitare che la discarica diventi una diga di fatto delle acque meteoriche. E quindi queste acque che passano praticamente alla base della discarica poi trasportano tutto quello che dalla discarica fuoriesce verso il sistema fluviale della Valle del Seveso. È possibile, non è probabile, non è neanche detto e non è neanche certo che questi pozzi possano venire contaminati da questi inquinanti presunti. Adesso verificheremo. Ma dove stiamo andando a campionare noi? ARPA o altri enti hanno finora campionato? Non ha campionato nessuno. C'è stato un avvenimento nel dicembre del 2016 o gennaio 2017, nel quale io ho coinvolto diversi cittadini, tra cui anche la stampa, giornale di Cantù e provincia, ad una visita a questo punto che andremo a vedere. E era presente anche l'assessore all'ambiente del comune di Mariano Comense. Sapevo che da lì a pochi giorni sarebbero dovuti arrivare ARPA per fare le analisi di routine che di solito fanno sulla discarica. Quindi ho chiesto, avendo parlato con ARPA precedentemente, la quale mi ha confermato che le analisi specifiche andavano richieste o da un comitato di cittadini o dalla giunta comunale. Ho chiesto appunto all'assessore, visto la coincidenza, visto il fatto che ARPA comunque veniva già per fare i suoi campionamenti, se poteva eventualmente chiedere di andare ad analizzare anche i liquidi, perché definire l'acqua è un po' esagerato, i liquidi che sono presenti in questo sito. Praticamente questa cosa non è avvenuta, dopodiché, anzi, sono stato, diciamo, per così dire, ripreso perché ho detto parole testuali, ho detto un sacco di cazzate. La discarica è un problema, ma perché a monte c'è un problema, cioè la gestione dei rifiuti. E fondamentalmente è il concetto che noi abbiamo di rifiuti, cosa che dobbiamo comunque, su cui dobbiamo lavorare, dobbiamo cercare di arrivare a rifiuti zero. Questa è una politica, una direzione verso cui dobbiamo andare, è fondamentale. Altra questione, oltre alla gestione dei rifiuti, c'è anche poi dopo un'analisi attenta, uno studio attento di quelli che sono i materiali che utilizziamo. Il problema va risolto a monte. Fondamentalmente dobbiamo lavorare per evitare la produzione di rifiuti. Poi, a cascata, come seconda cosa, i punti che noi utilizziamo per stoccare e per gestire i rifiuti devono essere tenuti ben sotto controllo, anche perché questa, passata 30 anni da quando scadrà comunque la convenzione e quando comunque la responsabilità non sarà più dell'ente che adesso lo gestisce, ecco, il comune o comunque la comunità si ritroverà a dover gestire un problema importante, la bonifica del sito. E la stessa cosa si può dire poi per l'aria che respiriamo nel caso degli inceneritori, dove il problema lo spostiamo e ci respiriamo un qualcosa che non va bene. Tutto qua.
Poi dopo comunque vedremo di capire dai risultati delle analisi se la situazione è grave e quanto può essere grave. Quindi rimanete in ascolto e vediamo.